1975, Rimmel, Francesco De Gregori. Rimmel come il trucco che le ragazze usano, Rimmel come qualcosa di artefatto. Rimmel dal nome del famoso profumiere inglese del XIX secolo, il Rimmel per colorare e dare rilievo alle ciglia. Qualcosa rimane fra le pagine chiare e le pagine scure, e cancello il tuo nome dalla mia facciata, e confondo i miei alibi e le tue ragioni, i miei alibi e inizia con una congiunzione e qualcosa rimane, qualcosa che scombina l'anima. La storia d'amore è al capolinea, c'è il risentimento, c'è il rimpianto fra le pagine chiare e le pagine scure. Storia d'amore, sì, già finita, e il protagonista prova a dare una spiegazione a quell'amore finito. Perché se è vero che questa è una società umana a misura di cretini, Francesco De Gregori sembra dirci non bisogna mai vergognarsi delle proprie fragilità. Chi mi ha fatto le carte mi ha chiamato vincente, ma è uno zingaro e un trucco. E un futuro invadente, fossi stato un po' più giovane, l'avrei distrutto con la fantasia, l'avrei stracciato con la fantasia. Secondo verso, la questione dello zingaro è una mancanza di spregiudicatezza, di giovinezza, di coraggio, di fantasia. Non è mai bello sapere in anticipo cosa ti accadrà, farcelo sapere da uno zingaro. Vedete come Rimmel, come la canzone stride, come un'unghia che scorre, come le unghie che scorrono sulla lavagna. È dolce, è speziata e anche sapientemente folk. Non a caso è un chiaro riferimento a Bob Dylan. Guarda ancora la questione dello zingaro, De André ci ricorda che fu sua moglie a fare le carte a Francesco De Gregori, quindi ad anticipare quello che sarebbe diventato un vincente, probabilmente aveva ragione. Pintor, tra i critici musicali, ma furono diversi critici musicali, attaccò l'album e la stessa canzone Rimmel del 75 di De Gregori, definendolo un brano kitsch, De Gregoriano kitsch, e la stessa Rimmel una canzonetta spacciata per poesia. In contrasto, De Gregori ha detto: io avevo solo 20 anni, non avevo altro modo per confrontarmi con questo amore, che è una parte della canzone, perché la canzone non parla solo di amore, per confrontarmi con questa assenza. Ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo, la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. Ancora i tuoi 4 assi, vada bene di un colore solo. Puoi nascondere o giocare come vuoi, o farli rimanere buoni amici come noi. Ecco, qui Francesco poeta non trova modo più elegante, più principesco di dire a lei di andarsene. 4 assi ci ricordano che l'amore è un gioco, l'amore è un destino, come una partita di carte. Una partita di carte in cui Francesco, o il protagonista della canzone, sta giocando seriamente, sta giocando realmente. Non sta imbrogliando, non sta truccando, rispetto a lei che invece sta barando sin dal principio, come il Rimmel, come il trucco. Sapientemente Francesco, che è un poeta, riesce a sostituire la contrarietà, la rabbia per questo amore finito con la nostalgia, con la malinconia dell'amore finito. Passiamo da un atteggiamento, da un sentimento molto forte, magari capace di disagiare, di creare malattia al protagonista, ad un qualcosa invece che è possibile vivere tutti i giorni, la malinconia. Questa è una canzone d'amore triste, forse per eccellenza, come ha detto anche Elio di Elio e le storie tese. Santa voglia di vivere è dolce venere. Quando fuori pioveva e tu mi domandavi
caso avevo ancora quella foto in cui tu sorridevi e non guardavi. Il terzo verso, come quando fuori pioveva, ci ricorda il seme, il colore delle carte. Quindi ci rimanda a questa partita di carte in cui il protagonista gioca seriamente, realmente, e in cui lei invece sta barando sin dall'inizio della partita. Vedete, sono foto sbiadite di lui che è innamorato, lui che prova a fare una foto a lei per immortalare quell'amore, ma che si accorge che quell'amore non c'è perché lei è distratta. Ed il vento passava sul tuo collo di pelliccia e sulla tua persona. E quando io, senza capire, ho detto sì, questo è tutto quel che hai di me, è tutto quel che ho di te. Rimmel è, o meglio, non è solamente una canzone d'amore su una figura femminile particolare, ma anche un insieme di situazioni, un insieme di sentimenti provati. Infatti, il tentativo di furto della pelliccia è un episodio che De Gregori racconta in moltissime biografie come un evento che è capitato, quindi un mettere insieme una storia d'amore, ma raccontare anche una serie di avvenimenti, una serie di sensazioni provate, magari anche rispetto a quell'amore. Rimmel è milanese, come ci ricorda il critico musicale Enrico De Regibus, ricordandoci appunto che è stata scritta nel 74 a Milano sotto la Madonnina. Aggiungo la Madonnina che ha portato fortuna al nostro Francesco, perché gli fece scrivere, ci ha fatto scrivere, ci ha fatto poi conoscere il disco suo più importante, la canzone, se vogliamo, tra quelle più importanti. Rimmel è un po' la popolarità che ti arriva all'improvviso come uno schiaffo in faccia. Rimmel è l'intimo romanzo di formazione del ragazzo Francesco De Gregori che diventa uomo.